Ciao, bentornati in un nuovo video. Oggi nuovamente faremo uno spacchettamento di passione unghie e questa volta mi volevo far notare che mi è arrivato in cartone e non la solita busta di passione unghie che io ho aperto per facilitarmi il video. E carino, devo dire. Comunque, allora vado a tirare fuori tutto e vi faccio vedere. Allora, questo è tutto ciò che ho preso, ci sono anche qualche novità e qualcuna no, insomma. Allora, ho preso nuovamente l'Acrygel Solution, quindi la soluzione per l'Acrygel, perché mi era terminata, quindi l'ho comprata. Poi ho preso l'acqua gloss, che è il mio sigillante preferito in assoluto, e questo ha dispersione, e il Nail Prep che era in offerta, quindi l'ho ricomprato perché questo va via tantissimo. Quindi questi due acquistini molto utili. Allora, ho deciso poi di prendere queste qui che sono le novità dello scorso mese e volevo provarle, però ho preso solamente quelle glitterate perché io avevo un sacco di questi, non so esattamente i nomi, tipo scotch per le unghie, glitterati, nastri, ecco, no scotch, li avevo in tutti i colori, però quelli un pochino più scrausi e non mi piacevano sinceramente, quindi ho deciso di prendere questi, che sono in formato da due, quello più piccolo e sottile e quello più spesso, come potete vedere. Vediamo un attimo, ne apriamo uno che ha già la linguetta, perfetto, e volevo provare a vedere com'era sull'unghia, ma non lo riesco ad aprire. Bene, aspettate. Ok, ci sono riuscita. È stra aderente, non è come quello. Proviamo un attimo a tagliare. Sì, è perfetto. È molto molto resistente, è molto bello. Ovviamente non fate caso alle mie unghie super corte, però aderisce bene all'unghia e non si stacca. Adesso lo lasceremo così. Questo lo chiudiamo almeno. Allora, ho preso tre colori, adesso vi faccio vedere quelli più grandi, che sono il appunto fucsia rosa, il nero glitterato e l'argento, che è veramente bellissimo, non so se si vede ma è super luminoso, mi piace tantissimo, è bellissimo. Quindi le ho deciso di prendere queste tre colorazioni. Poi una novità che ho preso sono appunto i glitter che loro prima regalavano, poi hanno messo in vendita solamente quello rosa che lo dovrei avere, sì, l'ho messo qui tra i miei glitter, eccolo, questo qui è questo rosa qui, che tra l'altro è aperto, si è aperto tutto. Questo rosa qui era quello in vendita, l'unico che avevano messo in vendita, e è bellissimo, e quindi ho deciso di prendere questi due che li vendono insieme, quindi dovete decidere tra più colori i due che vi piacciono di più. E io ho preso questi due, che secondo me sono molto belli. Questo tra l'altro è chiaro e quindi si adatta un pochino a tutto, per questo ho deciso di prenderlo, è bellissimo, non credo abbiano nomi, no, infatti, sì, forse insieme hanno un nome ma adesso non ricordo, casomai ve lo scrivo se. E poi ho deciso di prendere questo perché un verde acqua non lo avevo, un glitter verde acqua. Verde acqua, questo è stupendo, veramente bello, mi piace tantissimo. Ok, prima di passare ai colori, vediamo che cosa mi hanno regalato loro. Ah, nuovamente quell'argentato. Di argento penso me ne hanno regalate 15, credo, in totale, sempre argentato. Comunque grazie lo stesso.
Passiamo ai tantissimi colori che ho preso. Sono troppo felice perché ne ho acquistati davvero tanti, tanti, tanti. Guardate qui. Adesso li sistemo e vi faccio vedere. Allora, questi sono tutti i colori che ho acquistato, però ce ne sono alcuni, tipo siccome il bianco era in offerta, ne ho presi due perché in estate il bianco va via proprio così, e quindi ne ho presi due, così li levo. E diciamo, sono tutti nuovi, credo, a parte Capri, che avevo già, così ve lo faccio vedere, e anche Energia, mi sembra, eccolo, che appunto è un colore estivo che utilizzo tanto, quindi ho deciso di prenderlo ed era in offerta. Ve li faccio vedere. Questa è Energia, aspettate, è bellissimo, non rende ma è super super fluo, ecco così rende, guardate, è bellissimo. Invece Capri è questo verde, verde acqua, molto chiaro, molto bello, che ho deciso di prendere perché anche questo utilizzo tantissimo. Per il resto adesso li vado a swatchare tutti sulle tip e ve li faccio vedere. Allora, qui abbiamo tutti i colori che ho swatchato, ci ho messo una vita e mezza, però ce l'ho fatta. Allora, un pochino li vedete già, però adesso li andiamo a vedere uno a uno. Inizio da questo, che si chiama Baywatch ed è l'F81. È strabello, è molto molto più acceso di come lo vedete voi. E in realtà stavo vedendo che forse un pochino potrebbe assomigliare a Raspberry, che ho acquistato lo scorso mese. È un po' più acceso dell'altro, però è veramente bellissimo. Dopodiché abbiamo Lost, è un celeste e devo dire che non avevo un vero e proprio celeste tra tutti i miei colori, ed è l'F82, è proprio un celeste celeste, bello bello, mi piace tantissimo, sono veramente contenta degli acquisti che ho fatto. Poi ho deciso di prendere questo, che tra tutti credo è il mio preferito, perché è Milky Mint ed è veramente nella colorazione latte e menta, ed è il numero F30, è bellissimo, guardate. Poi sono tutti questi colori pastello, come vedete, cioè guardate questa fila quanto è bella tutta insieme. Poi ho preso Living Coral, il C31, che è un colore bellissimo anche questo, è un pescato che con l'abbronzatura secondo me starà benissimo, e sono, non lo so, mi piace tantissimo. Passiamo a Beautiful, che è l'F83, devo dire che si stendono tutti tutti benissimo. Questi ultimi quattro che non vedete, poi ve li faccio vedere, comunque quelli più scuri si stendono una favola, sono i migliori. L'unico appunto è questo, perché essendo un colore pastellato, scusate, è un pochino più difficile, però con un po' di pazienza si stende. Questo è l'F83, non so se ve l'avevo già detto, e è questo giallo pastello. Beautiful, bellissimo. Poi continuo un po' di qui, ho deciso di prendere un bel fluo perché dava un tocco di colore, ed è appunto Fluo Lemon, era l'ultimo fluo che mi rimane, che non avevo, quello giallo, ed è l'F46, guardate, dà fastidio, oddio, vabbè, comunque è un super fluo evidenziatore, per questo si vede benissimo. Questo qui è, era insieme a Living Coral, erano una delle nuove uscite, non so se dello scorso mese mi sembra, ed è il 129 Terrarium Moss, è un verde militare molto carino, un pochino
smortarello, diciamo così. L'unica pecca, pensavo fosse un po' più intenso, invece è un po' smortarello. Comunque è carino lo stesso, ve lo faccio vedere. Poi abbiamo questi ultimi quattro, che erano anche queste delle uscite, mi sembra. Ultime uscite. Allora, abbiamo Perfect a 129, è veramente bello, guardate i riflessi che ha. Piace tantissimo. Sono colori scuri in realtà rispetto a tutti gli altri, però comunque ho delle clienti che ancora fanno i scuri e a volte non fanno proprio colori molto estivi anche d'inverno, anche d'estate, scusate, quindi ho deciso comunque di prenderlo qui. Mi sono scordata di scrivere il nome. Comunque, Thunder a 128, che è questo viola, sempre con questi, guardate quanti riflessi ha. È veramente bello, cioè sono tutti belli, poi i colori con i riflessi ancora di più. Poi abbiamo Chili, che è questo rosso pieno di glitterini, ma guardate qui, in tip si vede meglio, guardate quanti. Questo è bellissimo anche sotto Natale, è veramente bello e è il numero a 127. Mi piace tantissimo, è veramente particolare. Poi Jazz a 126. Allora, questo visto così, quando l'ho aperto, ho detto è un rosso con i glitterini. Invece no, se notate in questa zona qui è un po' violetto e infatti sulla tip forse non rende, ma è un po' viola, tipo un rosso mogano, ciliegia e ha tutti questi riflessi un po' sul blu. Tra tutti questi quattro, gli ultimi quattro che vi ho fatto vedere, è il più bello. È appunto Jazz, cioè A126. Ok, arriviamo agli ultimi due che sono bellissimi anche questi, soprattutto in visione dell'estate. Abbiamo Tequila Sunrise C132, guardate quanto è particolare, ha tutti questi glitterini proprio color gialli, rosa, arancioni e anche sulla tip rendono, guardate, sono veramente stupendi. Poi l'ultimo Pink Lady è un glitter rosa bellissimo, secondo me, ed è il 133. Guardate su tip quanto è carino. Perfetto. Niente, questi erano tutti i miei acquisti. Fatemi sapere quale tra tutti questi colori preferite. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!